Tra i 5 Stelle intanto torna in primo piano il tema delle espulsioni dopo la cacciata di Serenella Fucksia. L'ira del movimento si concentra adesso sul sindaco di Gela. Sentiamo Francesca Lagorio. A poco più di 24 ore dalla cacciata della senatrice Fucksia dal Movimento 5 Stelle sale sul banco degli imputati il sindaco di Gela, uno dei principali comuni amministrati dai grillini, messo sotto accusa per aver dimissionato 3 assessori e storici attivisti che ieri hanno chiesto la sua testa insieme a 4 consiglieri, chiamando in causa i vertici regionali e nazionali del movimento Casaleggio incluso. Un'espulsione che, se molti danno per imminente, sarebbe certo imbarazzante. Messinese infatti ha già fatto capire che anche senza insegne 5 Stelle continuerà il suo mandato. Non vedo motivi per sfiduciarmi, ha detto e ripetuto, e al momento nessuno mi ha chiamato a Airola. Minimizza oggi, ma rivendica la linea dura. La Fucksia dice che insomma dietro queste espulsioni ci sono lotte di potere e a Gela sembra che insomma ci siano i meetup in contrasto. Ma la Fucksia ha il diritto di dichiarare quello che vuole, lotte di potere non ne vedo. Io vedo una coerenza rispetto alle nostre linee politiche, ma soprattutto alle regole, perché Serenella Fucksia può anche di essere dissidente, diciamo così, politica lecito, ma non ha rispettato delle regole. In palio è la purezza del movimento, che ha già perso 37 eletti solo tra i parlamentari e rischia di essere sfregiata da incidenti di percorso, come a Quarto, dove la sindaca Capuozzo ha dimissionato un suo consigliere invischiato in un'indagine anticamorra. E se c'è chi ironizza come Toninelli si scrive espulsioni, ma si legge recall, richiamo degli eletti, c'è chi come la senatrice Lezzi alza invece il tiro e invoca il vincolo di mandato e la modifica dell'articolo 67 della Costituzione. Qualcuno dice insomma ci sono le amministrative, quindi serriamo un po' le fila prima delle amministrative. No, penso che sia questo un lavoro che succede tutto l'anno, ecco, non solo in occasione di campagne elettorali. È chiaro che forse durante le campagne elettorali vengono fuori degli attriti in maniera maggiore, ecco, però non vedo un caso particolare specifico.